Buonasera, mezzanotte 52, ultima edizione del nostro telegiornale. Cominciamo dalla politica ogni giorno. Dopo il caso Siri c'è un nuovo argomento che allontana i due alleati di governo. Oggi è arrivata una nuova versione del decreto sicurezza che Salvini vuole portare in Consiglio dei Ministri già la prossima settimana, che interverrebbe di fatto sulle prerogative del ministro Toninelli, portando la gestione dei flussi via mare direttamente alle dipendenze di Salvini. Nel frattempo Di Maio ha tirato di nuovo fuori la vecchia questione del conflitto di interessi. Nella maggioranza è di nuovo scontro. Il ministro dell'Interno punta ad un decreto sicurezza bis con nuove misure sull'immigrazione e sull'ordine pubblico e vuole portarlo già al Consiglio dei Ministri della prossima settimana. Ma l'iniziativa non piace al Movimento 5 Stelle, che accusa l'alleato di sconfinare in competenze non del Viminale. Tra i primi a reagire il ministro Toninelli, perché Salvini con il decreto sicurezza bis intende assumere il controllo dei flussi dei migranti via mare. Ma il vice premier leghista insiste: siccome sono io l'autorità nazionale garante della pubblica sicurezza, la decisione su qui entra e chi esce è mia. Il testo del nuovo decreto prevede multe fino a 5.000 euro per ogni persona accolta a bordo, una norma che il ministro dell'Interno giustifica così: serve proprio per chiarire che le ONG che accolgono i migranti favoriscono l'immigrazione clandestina. Ma l'altro vice premier, il pentastellato Di Maio, la pensa diversamente. Non vorrei che il decreto sicurezza spiega fosse l'ennesima iniziativa per coprire il caso Siri. E poi aggiunge: se Salvini ha bisogno di una mano sui rimpatri, gliela daremo, e se non si è fatto abbastanza, non può dare la colpa ad altri. In serata Di Maio apre un altro fronte e annuncia: presenteremo subito un disegno di legge sul conflitto di interesse. Non voglio fare una legge contro qualcuno. Di solito si pensa ad una sola persona, e invece sono tanti. E Salvini commenta: siamo pronti a firmarla, ma la gente mi chiede altro, la riduzione delle tasse. A Napoli continuano piccoli, ma continuano i miglioramenti per quello che riguarda la salute della piccola Noemi. Intanto le indagini vanno avanti. Oggi il GIP ha ascoltato Armando Del Re, che è stato arrestato per quella sparatoria di venerdì scorso, il quale nega ogni addebito, dice: non sono stato io. Ma oggi a Napoli c'è stata una grande e importante veglia di preghiera tenuta dal cardinale Sepe, che ha usato parole molto forti nei confronti dei criminali. Ravvedetevi, siete senza futuro. L'uomo che cercate non sono io, non ha ammesso niente nell'interrogatorio di garanzia Armando Del Re, pregiudicato di 28 anni, considerato dagli inquirenti l'autore dell'agguato dello scorso 3 maggio in Piazza Nazionale a Napoli. Un assalto a colpi di arma da fuoco che ha portato al ferimento di Salvatore Nurcaro, pregiudicato è vero, obiettivo dei killer, ma anche della piccola Noemi e di sua nonna, nel carcere di Siena, davanti al giudice per le indagini preliminari. Del Re, che è accusato di tentato omicidio aggravato, ha negato oggi di essere l'uomo vestito di nero ripreso dalle telecamere, che ad attenderlo su uno scooter non c'era il fratello, attualmente detenuto nel carcere di Poggio Reale. Rimane intanto riservata la prognosi per Noemi, 4 anni, ferita proprio nel corso della sparatoria, le cui condizioni però continuano a migliorare. Respira autonomamente con supporto di ossigeno, dicono i medici nell'ultimo bollettino diffuso oggi. Nel giorno in cui a trovarla è andata anche il vice premier Luigi Di Maio e il cardinale Crescenzio Sepe. Durissime le parole del prelato, che ha promesso alla bambina di farla incontrare il Papa una volta guarita. Chi ha sparato non è un uomo ma una belva. Siete dei vigliacchi senza futuro. Ravvedetevi, ha detto, rivolto agli autori dell'agguato. In Venezuela un'altra giornata di mobilitazione nelle piazze, convocata da Juan Guaidó, che appunto in mezzo alla folla oggi ha invocato un intervento militare americano per metter fine al regime dell'erede chavista, cioè di Maduro. Il leader dell'opposizione ha annunciato di aver inviato il suo ambasciatore Carlos Vecchio ad incontrare i vertici del comando sud dell'esercito statunitense per, testuale, stabilire relazioni di cooperazione, dato che di forze straniere nel paese già ce ne sono, ha detto, alludendo ai cubani che sostengono Maduro. Il presidente dell'Assemblea nazionale dal 30 di aprile si trova in una situazione di stallo, l'appello alla ribellione fatto alle forze armate è fallito, il suo vice Edgar Zambrano è stato arrestato, altri parlamentari hanno perso l'immunità e si sono rifugiati nelle ambasciate, tra cui anche quella italiana.
E c'è alta tensione anche nelle piazze di Tirana. Andiamo in Albania perché oggi davanti ai palazzi del potere, quindi quello del Parlamento e quello del governo, ci sono stati violenti scontri tra la polizia e i manifestanti con lanci di molotov, sassi e lacrimogeni. Alla fine la piazza è stata sgomberata anche con l'intervento dei cannoni ad acqua da parte della polizia. Le fiamme non danneggiano il governo, ma il paese, ha detto Edi Rama, il premier socialista, che l'opposizione vuole che si dimetta. Quella di oggi infatti era la 12ª giornata di proteste da quando a febbraio l'opposizione di centrodestra ha abbandonato il Parlamento ritirando le deleghe ai propri deputati. Il leader del centrodestra, Bascia, ha annunciato che boicotterà anche le elezioni amministrative che si terranno il prossimo 30 di giugno. E adesso ci occupiamo di calcio perché oggi ci sono stati 3 anticipi della 36esima giornata del campionato di Serie A. Vediamo. L'Europa chiama, le interessate rispondono. Continua a stupire l'Atalanta che in attesa della finale di Coppa Italia contro la Lazio, opposta al Genoa, si issa al terzo posto almeno fino a Inter-Chievo di lunedì. Gasperini risolve il match nella ripresa con l'inserimento di Barrow che sblocca il risultato, messo poi definitivamente al sicuro da Castagne. Inutile la rete di Pandev per gli uomini di Prandelli, in equilibrio sempre più precario sul fondo classifica. Fatica molto di più il Milan in casa di una Fiorentina contestata dai tifosi e a secco di vittorie dal 17 febbraio. Gattuso conquista i 3 punti che mantengono in corsa Champions il suo Milan grazie a Çalhanoğlu e alle parate di Donnarumma. A Montella, ex al Vetriolo, non basta un secondo tempo di arrembaggio per trovare un gol che in casa manca da 5 partite. E anche la Lazio, che per il pass continentale punta soprattutto sulla finale di Coppa Italia dell'Olimpico, a Cagliari ha trovato il modo di alimentare comunque la corsa al sesto posto. Di Luis Alberto e di Correa nella ripresa, i gol che muovono la classifica e fanno morale. La capacità di soffrire dopo il gol di Pavoletti e il tesoretto che Inzaghi si porta verso la sfida che vale la stagione. Oggi è cominciato il Giro d'Italia a Bologna con una crono vinta dallo sloveno Roglic. Nibali si è piazzato terzo, vediamo com'è andata. Sono 2 i vincitori della tappa inaugurale, lo sloveno Roglic e soprattutto il pubblico bolognese, che ha unito in un grande abbraccio dalle 2 torri sino al santuario di San Luca la carovana rosa. Un affetto a tratti travolgente che ai corridori ha sicuramente ricordato quello che troveranno in occasione delle prossime tappe alpine. D'altronde la pendenza, con un massimo del 16%, non aveva nulla da invidiare alle cime delle Dolomiti. Anche per questo va applaudito il primo classificato che anni fa si è cimentato nel salto con gli sci. Primoz Roglic non ha fatto sconti ai suoi rivali, dominando sia nel tratto pianeggiante sia nella salita che portava in vetta. Prosegue quindi il momento magico dello sloveno che in questo avvio di stagione ha messo nel carniere Emirati Arabi, Tirreno Adriatico e Romandia. Rispetto ai bellicosi proclami della vigilia ha leggermente deluso Simon Yates, che ha forse scontato l'azzardo di non anticipare il suo orario di partenza. Un po' di vento contrario lo ha frenato, costringendolo ad un ritardo in classifica di 19 secondi. Sul podio è salito Vincenzo Nibali, che ha subito messo in chiaro le sue velleità per questo giro numero 102. Lui, che a cronometro ha spesso sofferto, ha piacevolmente sorpreso tutti, infliggendo 5 secondi all'attesissimo Dumoulin, soltanto quinto alle spalle del colombiano Lopez. Prima fila tutta Mercedes per il Gran Premio di Spagna che si corre domani. In pole c'è il finlandese Bottas per la terza volta appunto in pole position, a fianco a lui il compagno di colori Lewis Hamilton, terzo posto, ma con un ritardo di oltre 8 decimi di secondo per la Ferrari di Vettel. Il quarto Verstappen e poi l'altro ferrarista Leclerc è quinto. È 1:01, ci fermiamo qui come sempre, domattina alle 7 torna l'informazione. Arrivederci, buonanotte.